c'è un piccolo appartamento in attrezzatura qui. Siamo l'altro. No, sì. No, dunque, stavamo parlando di questo elicottero, vero? Sì. Che non è ingenuo. Che non è ingenuo, ma è ingegnoso. Ingegnoso, sì. E la mia curiosità è, in un'atmosfera che è un centesimo di quella della Terra come densità, a che velocità devono girare queste palle? E anche meno di un centesimo, è in sei millesimi. La... Sì, un po', diciamo il centocinquantesimo. Cioè, quello che è cos'è il datum marziano, cioè sì. Il livello zero. A parte che cambia molto nelle 24 ore. Poi Perseverance è anche abbastanza in basso nel... rispetto al raggio medio marziano, sì. Quindi l'atmosfera è un po' più densa, quindi facciamo su un centesimo. E il trucco è che si genera più portanza, e per generare più portanza serve un'area maggiore e una velocità di rotazione maggiore. Le palle sono larghe? 1,20 m e la rotazione mi sembra sia 2400 giri al minuto, non so se Filippo confermo. Te lo ricordano. 2400 giri al minuto. 2400 al minuto. E in questo modo si genera abbastanza portanza da sollevare tutta la baracca fondamentalmente, nonostante l'atmosfera marziana sia molto più rarefatta della nostra. E l'idea è di mandarlo fino a che distanza? Beh, Ingenuity non farà salti mortali, voli di 90 secondi per un massimo di 5 metri di quota, perché è dimostrativo, vogliono dimostrare sì, la tecnologia sì, del volo su Marte, perché questo potrebbe essere poi applicato su una scala maggiore per dei rover o missioni future che hanno bisogno di ricognizione del terreno fatta dall'alto. Comunque 5 metri, tenendo anche conto che Marte è più piccolo della Terra, hai un orizzonte che sarà 10-15 km. Dovrebbe fare i calcoli, però sì, tecnicamente, geometricamente no, Marte... io li faccio sempre, io vado sempre a spannometria. Sì. E spannometricamente Marte ha un raggio che è la metà circa di quello terrestre, quindi l'orizzonte è la metà più vicina. Se sei a 2 metri è a 5 km. Questo è a 5 ed è su un pianeta più piccolo, occhio, io direi che arriva a 20 km. Ma io vado così e non crediate. Nobile arte della spannometria. Nobile arte della spannometria anche sostenuta da Richard Feynman, quindi. Enrico Fermi. Anche Enrico Fermi. Prima. Quello è il numero di pianisti a New York. Gli accordatori. Accordatori. Che però passa per il numero di pianisti. Perché il pianista è più complicato. Il suonatore di piano. Per accordatori. Possessore di piano, più che altro. Genio. Vero? Fermi, sì, Feynman e Bianucci. Quindi inizieremo con la sigla, subito dopo la sigla ci sarà il video dell'atterraggio. Quindi zitto. Tanto non c'è questo microfono. Mi fai però un segno al momento buono in cui devo cominciare a dire sciocchezze. Quanto manca la fine del video, 10 secondi prima, così ti... Va bene. Ma il video lo vedo anche io o no? Lo vedi, ma non lo sento. Ah, vabbè, allora se si vede. L'importante è che sentano gli spettatori. Sì, sì. Così abbiamo già annunciato la sorpresa all'inizio. Quale sorpresa? Non ho sentito parlare di nulla. No, ma era una finta, non era mica così. Sai che facciamo sempre questi giochini all'inizio, no? Sì, diciamo, facciamo le cose e poi non le facciamo. Bisogna tenere il pubblico attaccato allo schermo, certo. Un po' tutto. Comunque... adesso sono serio di nuovo, ma quante volte lo useranno l'elicottero? Perché... sono previsti 4 varie volte. 4-5 voli per la missione principale, no? Poi ovviamente come in tutte le cose se può fare altri, più. Ma come si dice in gergo tecnico è tutto grasso che cola. Se è come il mio drone cade alla prima volta. Deve anche pensato per l'atmosfera marziana. No, io l'ho schiantato alla seconda. Poi l'ho fatto aggiustare e l'ho schiantato alla terza. Adesso funziona, ma non l'ho mai più toccato. E Piero, quando finiamo il video all'inizio iniziamo con un tuo primo piano. Da lì. In modo che non si veda. Sì, no, ma voi volete proprio farvi del male. Quindi devi parlare di là. E la gente non saprà ancora che c'è lui. Cioè, in realtà lo sa che sta guardando adesso, però insomma. E poi dopo si allarga da qui. Quando no, se almeno sapessero che c'è lui, ma se non sanno neanche quello. Già Matteo e Filippo sono qui per procura in spirito, grazie alle loro connessioni migliori della mia. Sì, è uno dei motivi anche per cui se doveva essere online non potevo tornare a casa perché dove vivo io ho una condizione penso che sia tra le peggiori in Italia, quindi non sarebbe stato veramente possibile parlare online. Come Berlusconi li ha sempre così, no, i fogli. No. No, noi dovremmo fare come
il contratto con gli italiani. No, ma per chiusura di telegiornale tu dovresti con i fogli riallinearli e quello è il segno per finito. A chi senti male? Forse parlavo un po' lontano adesso. Adesso faccio la voce quella. Io ho un volume fortissimo in cuffia. Tu anche? Ma non basso. Mi sento bene. Possiamo abbassare un goccino. Un filino, sì. Ecco, sì. Ma anche io mi sento bene adesso, sì. Noi da qui sentiamo perfettamente. Puoi abbassare un pelo tornando al discorso. Mamma mia. Guarda che se non hanno sentito la parte prima chissà cosa pensano. La barba, ci si riferiva alla barba di Dio. Comunque tornando al drone, Piero, se cade è grave. Credo ci sia un qualche inside joke che non l'ho colto. Ed è grave, gravità. Un grave cade. Ecco perché non ho senso dell'umorismo. Non sei abituato, no? Non sei abituato. E nel giorno questa slide che mancava su Google Drive. Oreste conferma, Marte più piccolo, orizzonte più vicino. No, orizzonte più vicino a parità di altezza. Sì, sì, sì. Infatti. Sì. Perché il pianeta si curva più rapidamente, quindi sfugge. L'orizzonte va sotto. Su Mimas ho calcolato l'orizzonte da una persona alta 2 metri a tipo 100 metri, 200 metri, cosa del genere. Mimas è l'oggetto più piccolo del sistema solare ad avere una forma sferica per via di equilibrio idrostatico, cioè sulla sua stessa gravità è diventato sferico. E 300 rotti chilometri, la luna regolare più piccola di Saturno. Però è carino Mimas. Sì, no, è quello che ha il cratere enorme che sembra la morte nera. Ecco, no? L'affare è così, sì. La famosa stazione della battaglia imperiale. Sembra che ti guardi. No. Un Polifemo. Quelle Tetis. Ah, è quelle Tetis. Sì, perché anche Teti ha un enorme cratere, Odisseo, ma ce n'è un altro subito sotto e a volte sembra che abbia due occhi che ti spiano dal buio. Allora, adesso non li ho ben presenti tutti e due. Beh, io con Matteo e Filippo scriviamo di queste cose sulla pagina da 7 anni, ancora non so distinguere Teti e Dione, per dire. Beh, ma lì poi sono davvero anche molto simili. Se lo chiedi a un planetologo credo che si incavola come una biscia. Sì, vabbè. Planetologi. Come già qui abbiamo un ingegnere, ci manca ancora il planetologo. O lo geologo. Planetologo. Vai a chiamare le rocce pietre perché sennò è la fine. Se poi il planetologo si sveglia con la luna storta. O le lune storte. Le lune storte. Dunque mancano 2 minuti e 10, non mi pare. Sì, abbiamo una spia noi qui. Ci dice cosa succede. Tanto il mio unico modo al momento per vedere Matteo. Lo vedo piccolissimo in miniatura. Ah sì. Nella ripresa di uno schermo. Messo, adesso vedo anche Filippo. Ah, eccoli qua. Sì, ci vediamo anche noi là dall'altro. Io sto coso che cerca di scappare. Le mie cuffie appena possono cercano anche loro di gravitare. Sì. Adesso le incastrate dovrebbe tenere. Che la gravità è importante, eh? Diciamo che ha il suo peso. Ma mi attira abbastanza. Ma attira un po' tutti, insomma. Voi no, non sapete dove siete finiti. Mi cavolo. Una volta Piero era serio. E anch'io una volta ero serio. Però ho conosciuto Piero. No, ecco, forse. Adesso vedere il lavoro di cablaggio che hanno fatto su Perseverance. Ci sono sti cavi perfetti, lunghi esattamente quanto devono essere, tutti fascettati, archiviati, perché deve essere tutto assolutamente sotto controllo al millimetro in quelle situazioni. Una roba fuori posto e cioè, durante il rientro ha sperimentato forse i 10 G di accelerazione, cioè 10 volte la gravità. Se c'è qualcosa fuori posto sbatacchia e fa disastri. Perché poi c'è tutto il problema delle vibrazioni e delle risonanze. Sì, che è quello che testano
in una facility apposta alla NASA, in cui proprio il rover, l'oggetto più delicato che tu possa immaginare, tutte le risonanze possibili, viene fatto scuotere proprio a simulare le vibrazioni del lancio. Ci sono degli speaker che sono grandi come sta stanza qua. Mancano 15 secondi. E captano queste, fanno queste vibrazioni, sì, vedendo... tipo 15 Hz a 200 decibel, una roba del genere, cioè, sto citando, sì, sì, 200 sì. decibel e esplode la Terra, però comunque 130-140 decibel, una roba del genere. We are starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Applicate indicates chute deploy. The navigation has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Heat shield set. Perseverance has now slowed to subsonic speeds and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Nav filter converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second. 6.6 kilometers above the surface of Mars. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. OVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have priming of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN Safety Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. Sky crane maneuver has started, about 20 meters off the surface. Getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Amici di Giovedì Scienza, benvenuti a questo incontro con Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio. È un incontro di estrema attualità, avete visto delle immagini da Marte,
delle immagini straordinarie da Lorenzo sottotitolate, se non sbaglio, sottotitolate in italiano. E c'è quindi stato tutto un lavoro preparatorio e volevamo farvi vedere queste immagini perché sono straordinarie. Loro vi diranno perché sono straordinarie. Intanto lasciatemi salutare Olmo, Diego, Laura Celeghin che non vedo, Massimo Celerino che vedo ma nascosto dalla telecamera, Alberto, l'ingegnere Alberto Agliotti che vedo davanti a me. Buongiorno a tutti, buongiorno, eccoci qui. Sei in posizione estremamente favorevole per me, ti vedo proprio, siamo uno di fronte all'altro, ci specchiamo l'uno nell'altro. Dunque, non diciamo, abbiamo preparato queste immagini e adesso le facciamo commentare a quelli che se ne intendono, perché Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio sono tre astrofisici e quindi sanno di che cosa parlano, a differenza dal sottoscritto. E adesso le commenteremo e ci faremo spiegare molte cose, potremo fare domande, potrete fare delle domande. Alberto tra poco vi presenterà i sondaggi di oggi, ma io volevo invece commentare le immagini finali, che non sono più sulla sonda su Marte, ma sono sulla sala di controllo del JPL, credo, no? Sì. Il JPL, che erano gli scienziati, i ricercatori che hanno curato questo Perseverance, giusto? Perseverance. Ecco, poi lui lo dirà bene. E l'hanno fatto scendere, come abbiamo visto. E allora l'osservazione che viene è, guardate, sono giovanissimi. Sono, direi, al 50% ragazzi e ragazze, uomini e donne. Forse un po' più donne che ragazzi. E sono colorati. Cioè, vedete degli ispanici, degli afroamericani, dei bianchi americani, dei cinesi, dei giapponesi. Ecco, è una bellissima società colorata. Giovane, entusiasta. Allora, quello che mi spiace non vedere in Italia è questo, e soprattutto mi spiace vedere che nessuno si preoccupa di produrre questo tipo di società multietnica, tollerante, intelligente, con degli obiettivi, con delle cose da raggiungere, come far scendere per esempio una sonda su Marte o altri obiettivi che potrebbero essere naturalmente anche più vicini a noi, ma questo certamente è straordinario ed è il tema di questa sera. La prima domanda è per Filippo Bonaventura ed è proprio: perché Marte è interessante? Valeva la pena? Intanto, quanto è costata questa missione? Li abbiamo spesi bene questi soldi, Filippo? Beh, questa missione è stata abbastanza costosa perché finora ha richiesto 2 miliardi e 700 milioni di dollari di budget, che è una cifra assolutamente, come dire, in media con quello che ci si aspetta da un rover che deve arrivare su Marte, ecco. Sicuramente suona come un numero molto grande, però è anche vero che cioè, rispetto al grande schema delle cose, insomma, non è una cifra così alta, insomma, rapportata al PIL americano, per esempio, rapportata a quello che costano altre grandi opere. Insomma, cioè, tutte le missioni che sono adesso su Marte raggruppate insieme, se sommiamo tutti i loro budget, non arriviamo neanche alla metà di quello che costeranno le prossime Olimpiadi a Tokyo, insomma. Sì. E anche il Webb Telescope costa un'enormità. Io ne approfitto per farvi vedere una cosa che non costa moltissimo e che io consiglio di comprare. E questo libro, dunque, vi dico anche che costa 18 euro, forse si può avere con lo sconto. Come vedete, si intitola Se tutte le stelle venissero giù, e l'hanno scritto proprio Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio, ed è pieno di curiosità, di risposte a domande che voi vi fate ma che sono insolite. Che cosa succede se la Terra si ferma, per esempio? Ecco, loro riescono a rispondere. La cosa che a me piace di più è però quanto tempo ci mette la Terra a cadere sul Sole, per esempio, ma questo lo faremo magari un'altra volta. Adesso invece torniamo a Marte e la domanda appunto era: perché è così interessante, vale la spera di 2 miliardi e 600 milioni di dollari? Sì, questa è una domanda che in effetti fanno molto spesso anche a noi, cioè perché tutto questo accanimento, tra virgolette, nei confronti del pianeta rosso? Non è accanimento, ma è semplicemente che questo è un pianeta, Marte, estremamente interessante per tutta una serie di motivi. C'è un aspetto molto pratico, cioè che Marte è abbastanza vicino a noi, quindi raggiungibile in tempi ragionevolmente brevi. Tolto Venere è il pianeta più vicino a noi,
Ma Venere presenta delle condizioni che sono, sarebbero assolutamente proibitive per qualunque tipo di rover o robot volessimo mandarci. Lì le temperature, le pressioni sono, sarebbero troppo elevate, e ogni missione qualcuno è andato i sovietici li hanno mandati, ma non sono riusciti a resistere più di 2 o 3 ore. Diciamo che Marte tra i pianeti del Sistema Solare è il più vicino pianeta non ammazza robot che abbiamo, quindi questo Venere è proprio... Venere ha il costo orario più alto sicuramente, a tassametro uno calcola che spende tutti questi miliardi per 2 ore o 3 ore, non conviene, va bene, torniamo a Marte allora. Poi c'è anche una questione legata proprio alla possibilità di sfruttare le risorse che questo pianeta presenta in loco, e mi riferisco in particolare alle risorse minerarie, cioè Marte è il luogo naturale nel Sistema Solare dove immaginare di piantare in un futuro più o meno lontano missioni, colonie umane permanenti o semipermanenti, ma anche senza... guardare così lontano, anche nell'immediato, Marte è di estremo interesse, soprattutto da un punto di vista astrobiologico, perché per quanto ne sappiamo, in un lontano passato, parliamo di 3 o 4 miliardi di anni fa, era un pianeta abitabile. Abbiamo numerosi indizi del fatto che anticamente era ricoperto di acqua liquida, cioè, ma presentava abbondanza di acqua liquida in superficie. Se la regia mi manda l'immagine che si chiama acqua, mostro un po' di immagini che dimostrano quanto sto dicendo. Eccola qua. Nel pannello a sinistra, quella superficie grigia è una mappa della superficie di Marte, e tutti quei puntini verdi che sono centinaia sono tutti i siti in cui è stata rilevata la presenza di minerali idrati, che sono sostanzialmente minerali che per formarsi hanno necessariamente bisogno di acqua liquida. Quindi tutti quei siti che presentano minerali idrati sono un forte indizio del fatto che Marte è stato abitabile in passato, perché appunto acqua liquida in superficie è la condizio sine qua non per lo sviluppo della vita. Poi nel secondo pannello, quella immagine blu quella è una foto presa da satellite, naturalmente in falsi colori perché Marte non è blu, ma serve per mettere appunto in mostra quelle macchie bianche che sono depositi di gesso, che è tra i minerali idrati quello forse per eccellenza. Ci sono anche, sono state anche trovate argille su Marte, le ha trovate il rover Curiosity, e cioè diciamo l'unico altro rover funzionante su Marte oltre a Perseverance in questo momento. E poi nell'immagine mostro anche delle strutture laminari, che sono strutture sedimentarie dovute all'azione fluviale. Si può notare quella, la parte in alto è stata fotografata su un canyon negli Stati Uniti, mentre quella in basso è stata fotografata proprio da Curiosity nel cratere Gale, e si vede proprio come sono strutture assolutamente analoghe, e quindi difficile spiegarle se non con il fatto che anticamente lì passava un fiume. E parlando di fiumi, non si può non citare il sito di atterraggio prescelto per Perseverance, che è appunto quello che rimane del fondo di un antico lago, oggi chiamato Jezero, il cratere Jezero, che si vede appunto nella parte a destra della figura, dove è evidente la presenza di un delta alluvionale, perché in questo lago si mettevano dei fiumi. È molto molto difficile spiegare strutture di questo tipo se non appunto con la presenza di laghi e fiumi, e Perseverance andrà lì proprio a studiare questo ambiente così interessante per la ricerca di tracce di un'antica eventuale vita passata. Sì, stiamo parlando di 2 miliardi di anni fa, credo, no? All'incirca? Sì, anche di più, sì.
Lì io ho sempre un problema, ma non so se posso proporlo a voi, se mai vediamo dopo. Io credo invece che Alberto Agliotti adesso abbia delle cose da dirci a proposito dei nostri sondaggi, che voi state aspettando spasmodicamente, forse non ancora i sondaggi, questo lo chiedo a, ma li a spieghi, Filippo, Lorenzo, non ce li spieghi, no, e dopo. Matteo, no, volevo segreti. Ricordare in genere io interrompo per riportare le domande del pubblico, in questo caso interrompo per dire al pubblico, visto che non l'ho detto prima, che può fare delle domande. Voi potete interagire con noi scrivendo un testo, il vostro nome, poi un testo in questo spazio dove c'è scritto messaggio, può essere una domanda, un commento, e noi cerchiamo di riferire il più possibile. Ecco, Alberto è bravissimo, mi sembra un ottimo esempio. E poi sì, c'è anche da riconoscere i semafori nell'immagine per essere sicuri che siate persone, perché tutti, anche gli esseri inanimati, riconoscono che sono bravissimo, ma noi vogliamo che lo diciate voi. Dopo aver inviato la domanda, per esempio adesso ne è arrivata una che è Alberto è bravissimo, vi proporremo via via dei sondaggi. Interrogativo, quindi No, ci sono i punti esclamativi in questo caso, quindi è un'affermazione. Alberto è bravissimo, ma non lasciamo rispondere, però non la riporterò. Vi proporremo poi due sondaggi che vedrete a schermo, qua avete la possibilità di rispondere quando sarà il momento, e alla fine della diretta, come al solito, vi chiediamo di darci un voto da 1 a 5 e lasciare possibilmente anche un commento per spiegare questo voto. Nella migliore delle ipotesi è un'insufficienza. Un 5. Adesso mi taccio e lascio la parola a Piero. Sì, Piero fa subito un'altra domanda, ma questa volta si rivolge a Matteo. Da Matteo Miluzio io vorrei sapere qualche cosa su quei rover che sono, quel rover, i rover che hanno passeggiato per Marte prima. Sappiamo già, perché ci è appena stato detto, che uno è ancora in funzione ed è Curiosity, però ce ne sono altri. Io mi ricordo che, per esempio, tantissimi anni fa mi sono occupato, allora andava in prima pagina questa roba, di Pathfinder, che è stato il primo piccolo rover, era lungo 60 cm, era una specie di giocattolone, però ha fatto un gran bel lavoro per credo più di un mese, e ha fatto parecchie decine di metri, che per un aggeggino così alla prima prova è stato un risultato molto buono. E la cosa più impressionante, secondo me, era guardare nello specchietto retrovisore, perché si vedeva la traccia lasciata da questo piccolo rover dietro di sé nel suolo di Marte, nel terreno di Marte. A proposito di terreno, io direi basta con ammartare, non ne posso più, diciamo atterrare, oh, ragazzi, esattamente anche quella, no? Quindi va bene, allora, perché più si va avanti più si rischia di dover inventare nomi. Sì, infatti si complica sempre più, ladizzare, non lo so, non si può. Allora, Matteo, io vorrei sentire da te, Matteo Miluzio, qualche cosa su questi altri rover e quali sono, sì, le novità che questo ci ha portato. Allora, la tradizione dei robot marziani, i rover sono quei robot che hanno le ruote, che si differenziano dai lander, che quando atterrano rimangono in quello stesso punto e non si muovono, come InSight, che è un altro dei robot funzionanti della NASA attualmente su Marte. Chiaramente io ho vissuto in prima persona l'atterraggio della missione Pathfinder, quindi con il primo minuscolo rover che era Sojourner nel 97, e avevo vissuto in maniera totalmente emozionata l'arrivo delle prime immagini. Non c'era ancora internet così diffuso, così diffuso, quindi arrivarono il giorno dopo sui telegiornali e sulla carta stampata. Scusa, ho detto Pathfinder, ma sbagliato. Sì, era comunque la missione Mars Pathfinder, quindi sì, era la missione, era la stessa. Però si chiamava Sojourner. Il farino piccolino, sì, era una macchinina telecomandata, quindi... Sì. Un po' ridicola, no, in confronto alle macchine che mandiamo ora su Marte, però era la prima volta veramente che anche la NASA tentava una missione marziana davvero sulla superficie di Marte, quindi era impossibile mandare delle macchine complicate, era semplicemente una sorta di test, se così vogliamo, che aveva qualche strumentazione scientifica, alcune camere anche con una buona qualità dell'immagine, e questo fu il primo. Faceva pochi metri proprio intorno alla piattaforma su cui atterrò, quindi aveva veramente un raggio d'azione limitato, strumentazione comunque limitata, però servì per spianare, no, la strada ai primi rover veri, ai primi robot con le ruote veri che arrivarono nei primi anni 2000. Nel 2004 una coppia di rover gemelli chiamati Spirit e Opportunity, quindi si iniziò a dare
il nome, i rover, no, delle, di alcune caratteristiche della indole anche dell'essere umano, e poi proseguita con Curiosity e Perseverance. Furono i primi due rover, diciamo, di una certa importanza, perché oltre ad essere durati anni, ricordiamo Opportunity morì solo pochi anni fa, dopo 15 anni di onorato servizio, dovevano durare entrambi 90 giorni, quindi una durata incredibilmente superiore alle attese, quindi a testimoniare anche la straordinarietà e la qualità dei progetti che sono stati mandati su Marte. Spirit e Opportunity avevano uno scopo ben preciso: iniziare a caratterizzare la geologia marziana e anche il clima marziano, quindi con dati provenienti dalla superficie. E lo hanno fatto nel corso di vari anni, hanno fornito una serie enorme di prove, soprattutto geologiche, e iniziarono a darci i primi indizi del fatto che Marte effettivamente un tempo fosse ricco di acqua. Erano atterrati entrambi in due, diciamo, crateri in cui si pensava appunto che un tempo l'acqua fosse abbondante, quindi letteralmente degli antichi laghi, e ci fornirono proprio le prime prove del fatto che Marte un tempo era un pianeta abbastanza umido, con una discreta quantità di acqua in superficie. Questo lavoro lo ha proseguito Curiosity, il rover atterrato nel 2012 e dopo 8 anni e mezzo ancora in funzione. Curiosity è stato il primo robot veramente avanzato tecnologicamente, dotato di un'alimentazione in cui il decadimento nucleare del plutonio 238 forniva l'energia, gli altri rover erano tutti pannelli solari. È il primo rover con strumenti davvero in grado di perforare la roccia marziana, di fare analisi chimiche abbastanza approfondite sul materiale raccolto, e appunto anche con delle camere, con tutta una serie di camere, di strumentazioni di alta risoluzione e molto performanti. Curiosity negli anni ci ha fornito le prove che all'interno del suo sito di atterraggio, il cratere Gale, è un enorme cratere, di nuovo i cui dati dallo spazio si dicevano che probabilmente era riempito d'acqua nel Marte primordiale, quindi stiamo parlando di 3 miliardi e mezzo di anni fa. E Curiosity ci ha fornito tutta una serie enorme di prove proprio del fatto che in quel luogo un tempo l'acqua era abbondante. L'ha detto, l'ha accennato Filippo, se magari mandiamo l'immagine che si chiama proprio Curiosity, che è relativa a un autoscatto, un selfie. Ormai anche i rover marziani sono diciamo abituati ormai a scattarsi delle foto qua. È un selfie panoramico che Curiosity si è fatto all'interno del cratere Gale. Vediamo sul bordo, sullo sfondo, le montagne che sono proprio il bordo di questo cratere. E un tempo, 3 miliardi e mezzo di anni fa, questo cratere era pieno d'acqua. Curiosity ha trovato tantissimi minerali idrati, come ha detto Filippo, soprattutto argilla, tantissima argilla, che è una cosa che è praticamente difficilissima da spiegare se non con la presenza di acqua. E ci ha fornito tutta una serie di dati anche meteorologici sulla composizione dell'atmosfera. Abbiamo perso l'audio di Matteo. Sentite? Ora sì. Ho sentito una sorta di tornado nel microfono. Sì. Io poi avrei una curiosity da proporti, ma ti lascerei andare avanti. Poi è un problemaccio, secondo me, quello che ti porrò. La cosa mi interessa. In ogni caso, abbiamo visto che Curiosity appunto è questa sorta di antico lago, e ha confermato proprio il fatto che Marte avesse le condizioni potenziali per ospitare la vita un tempo. Questo era l'obiettivo principale di Curiosity: caratterizzare la possibile abitabilità del Marte primordiale. E qui allora io vorrei inserire la mia domanda, me lo consenti? Posso? Esattamente. Dunque, il Sole sappiamo che è stato meno caldo, ha irradiato di meno quando era giovane, e poi gradualmente la sua luminosità è aumentata, aumenterà ancora fino a quando veramente si inghiottirà anche Mercurio, Venere, la Terra, e forse arriverà fino a Marte. Allora la mia domanda è questa: 2 miliardi di anni fa, si usa dire, Venere era probabilmente meno calda di adesso perché il Sole la irradiava di meno, 2-3 miliardi di anni fa. Ma allora come poteva esserci acqua liquida su Marte? Dovrebbe essere tutto gelato. C'era ancora l'atmosfera, c'era l'effetto serra, è questo? Sì, è dovuto a una concomitanza di cose. Poi ne parleremo più avanti proprio di questo concetto di abitabilità
di fascia di abitabilità all'interno di un sistema stellare. E il problema di Marte è che un tempo aveva un'atmosfera abbastanza spessa e aveva anche un campo magnetico. Il punto principale del fatto che Marte adesso sia come lo vediamo, oltre ovviamente alla sua gravità che è molto più piccola di quella terrestre, quindi fa anche più fatica a trattenere un'atmosfera, è stata proprio la perdita del campo magnetico, le cui ragioni non sono ancora tuttora così chiare. La perdita del campo magnetico ha fatto sì che Marte è rimasto totalmente indifeso nei confronti delle radiazioni altamente energetiche provenienti ad esempio dal Sole, quindi il vento solare. Il vento solare è una brutta bestia perché se non hai il campo magnetico che ti protegge ti strappa letteralmente via l'atmosfera, e questo è quello che è successo proprio con la perdita del campo magnetico. L'atmosfera di Marte è rimasta indifesa nei confronti del, soprattutto del Sole, che ha strappato via l'atmosfera, e senza atmosfera l'acqua non può rimanere liquida in superficie, diciamo evapora in, veramente in poco tempo, e questo è quello che ha portato rapidamente Marte ad essere da un pianeta potenzialmente abitabile a un pianeta come vediamo oggi totalmente arido e sterile. Questo è un altro punto importante poi per accennare a alcune missioni future come quella di ExoMars dell'ESA, prima di parlare di Perseverance. Speriamo di vederla. Sì, speriamo di vederla, soprattutto tra 2 anni, speriamo. E dopo Curiosity, appunto, per finire il discorso dei rover, abbiamo visto tutti, è atterrato Perseverance, che ci ha mandato anche le prime foto da Marte. Possiamo mandare magari l'immagine che si chiama Perseverance 3, che mostra proprio uno dei primi dei primi panorami scattati da Perseverance di questo luogo mai visto da occhi umani. Qual è la novità? Perché fa così clamore questa missione? Questa missione fa così clamore a parte per le tecnologie che ha portato a bordo, perché è vero che è atterrata con una maniera simile a quella di Curiosity, quindi con un paracadute, con una gru che poi l'ha calato con dei cavi. Però per la prima volta avevamo davvero dell'intelligenza artificiale a bordo che ha contribuito a migliorare l'atterraggio, quindi indirizzandolo verso la zona davvero prescelta con una precisione di pochi metri. Abbiamo degli strumenti tecnologicamente più avanzati. Perseverance è stato costruito sulla falsariga di Curiosity, quindi è un fratello ma un po' migliorato, sia per quanto riguarda gli strumenti, sia per quanto riguarda le telecamere. Ma anche per quanto riguarda gli obiettivi, perché appunto ora che sappiamo che Marte un tempo era potenzialmente abitabile, noi vogliamo trovare le tracce di questa potenziale abitabilità, e infatti lo scopo di Perseverance è riuscire a trovare tracce di questa vita primordiale, che è limitata molto probabilmente a dei microrganismi, però è proprio le tracce di questi microrganismi che vogliamo trovare. Quello che ci aspettiamo di vedere, ad esempio, se noi mettiamo la figura Perseverance 2, questo più o meno quello che ci si aspetta, o meglio si spera di trovare, sono delle stromatoliti, sostanzialmente l'interazione tra minerali e batteri che produce questa sorta di struttura. Questo perché Perseverance, l'ha accennato Filippo, è atterrato in una zona che si pensa essere un antico lago, soprattutto nei pressi di un antico delta fluviale. Se mettiamo la figura Perseverance 1, questo è chiaro, è simile a quella che ha mostrato Filippo, diciamo in alta risoluzione, si vede il canale in cui scorreva il fiume, l'antico letto del fiume, e questo delta fluviale che si allarga all'interno del lago. Questi depositi fluviali sono uno degli obiettivi primari di Perseverance, proprio perché in questa zona della costa, no, di questo antico lago, si pensa che si possano essere formati dei depositi di queste stromatoliti. Quindi questo è l'obiettivo principale. Ci sono poi un'altra serie di obiettivi straordinari, come collezionare dei campioni di suolo marziano in alcune provette, che poi delle missioni future dovrebbero riportare sulla Terra. C'è uno strumento a bordo di Perseverance in grado di produrre ossigeno dall'anidride carbonica dell'atmosfera marziana, e poi ci sarà il primo test di un elicottero in un mondo alieno, che speriamo funzionerà. Beh, c'è materia per altri giovedì scienza. Io adesso mi rivolgo però a Lorenzo Colombo. La prima domanda che vorrei fargli è
in generale, se ci sono altri luoghi forse candidati a ospitare o aver ospitato la vita nel sistema solare. Però gli domanderei anche in relazione a quello che abbiamo appena sentito, ma tante volte ci hanno detto che hanno riconosciuto delle stromatoliti sulle rocce di Marte o nelle rocce di Marte. Io mi ricordo che quando facevamo le stelle abbiamo pubblicato un lungo articolo di non ricordo più bene chi, che comunque esaminando migliaia e migliaia di fotografie su questi particolari microscopici, erano immagini ad altissima risoluzione, ritenevo di aver identificato stromatoliti. Non era vero, quindi? No, perché se non ne staremmo parlando, nel senso il mistero sarebbe già stato risolto. Il punto è che il cervello umano ha una capacità insita affinata da milioni di anni di evoluzione nel riconoscimento delle forme, il famoso pattern recognition, come dicono gli anglosassoni. È quello che vi porta a vedere un drago, un coniglio nelle nuvole. E se uno vuole disperatamente cercare qualcosa, lo trova. A un certo punto si vede l'immagine, è famosa l'immagine scattata da Curiosity in cui sembrava ci fosse un granchio o un ragno su Marte. La più bella di tutti, secondo me, è il cucchiaio. Cioè, questi strati di argilla lamellari, erosi, sono stati scolpiti dal vento in modo che era rimasta sospesa una lamella sottilissima che aveva la forma di un cucchiaio da minestra. Sai, i cucchiai di legno, no? Quelli della mamma. Sì. E quindi tutti i cucchiai marziani, Ale. Quella più famosa forse è il volto di Cydonia. Il volto di Cydonia è una collina che si trova appunto nella regione di Cydonia, su Marte, nell'emisfero boreale. E quando le Viking hanno mappato a bassa risoluzione la superficie di Marte negli anni 70, il Sole era molto radente su questa zona di Marte e sembrava un volto. Questa collina aveva due occhi, un naso e una bocca, tanto che ci hanno fatto anche un film su questa cosa qui. Mi ricordo era Mission to Mars o il pianeta rosso, uno dei vari. Quando poi siamo tornati con un orbiter diverso, con una risoluzione maggiore, passato a un'ora diversa del giorno sopra quella zona, si è visto che era una banalissima collina erosa. Quindi sì, c'è tanta volontà nel cercare queste stromatoliti, però il riconoscimento visivo non basta. Perché c'era stato anche uno scienziato della NASA, McKay, mi pare, che aveva trovato proprio le prove. Era Ferragosto, quando di solito compaiono gli UFO. Ah, ecco. E quell'anno non sono comparsi gli UFO. Le persone lanciano le lanterne cinesi a Ferragosto. E allora in quel Ferragosto lì arrivò dall'ufficio stampa della NASA, che sappiamo essere bravissimo, questo comunicato in cui risultava che quelle erano colonie batteriche, formazioni derivate. Vabbè, non importa, torniamo agli altri posti abitabili. Il problema è che mancano analisi chimiche. Vedo l'ingegner Agliotti che ci fa dei segnacci, ci siamo dimenticati Ma perché prima di chiederlo a Lorenzo potremmo chiederlo al nostro pubblico quali sono gli altri luoghi nel sistema solare dove... Ecco, questa è una buona idea. Ma prima devo spiegare perché sono interessanti gli altri luoghi del sistema solare. Volevo vedere se eri attento. Quindi prima spieghiamo perché sono interessanti e poi chiediamo al pubblico. Sì, no, comunque per chiudere il discorso delle stromatoliti, finché il riconoscimento è visivo, lascia il tempo che trova, serve un riconoscimento chimico, cioè serve un'analisi. Perseveranza gli strumenti per fare questa analisi qua e non c'erano prima. Ecco cos'è che cambia veramente. E poi c'è l'idea di scavare, perché pare che più si va giù, più sia facile forse trovare. Più si incontrano rocce, minerali che sono inalterati dall'esposizione ai raggi cosmici, al vento solare, eccetera. Però quello era più. C'è il Rosalind Franklin, il rover di appunto ExoMars 2022, che dovrebbe scavare parecchio in profondità, e poi c'era la sonda termica di InSight, che doveva andare fino a 5 metri. Ma gli ingegneri purtroppo non hanno fatto i conti con la realtà a volte è molto più crudele di quanto viene diagnosticata. Avranno avuto non è riuscita a entrare in profondità, avranno avuto dati sbagliati dai fisici. No penso comment. Io no penso. Comment anche perché i dati li prendono gli ingegneri, quindi a parte questa cosa, altri posti nel sistema solare oltre a Marte sembra esserci poco, perché uno pensa, superficie rocciosa, atmosfera, vento, presenza di acqua, eccetera. Boh, quello è un posto adatto per la vita. Quello che è strano è pensare che nel sistema solare ci possono essere sistemi, mondi più adatti di Marte e di Venere alla vita, che sono le lune ghiacciate dei giganti gassosi. Perché? L'acqua nell'universo è abbondante.
E dire abbondante è una sottostima, perché è fatta di idrogeno, che è l'elemento più comune dell'universo, e dell'ossigeno, che è tipo il quarto in ordine di abbondanza, dopo carbonio ed elio. E ovunque l'acqua. Hanno trovato un maser d'acqua che contiene tipo qualche miliardo di masse solari, di acqua, una roba del genere. Nel sistema solare ce n'è tantissima al di là della cosiddetta frost line, la linea del ghiaccio. Quindi la linea alla quale, al momento della formazione del sistema solare, la radiazione solare scendeva a sufficienza da far condensare l'acqua. E quindi le lune di Giove e di Saturno sono composte quasi interamente d'acqua, non sono differenziate, hanno magari un piccolo nucleo roccioso, ma sono quasi interamente fatte d'acqua. E Urano e Nettuno sono ancora peggio, perché il pianeta stesso è quasi interamente fatto di acqua, ammoniaca e azoto e metano, ha una pellicola di idrogeno ed elio. Il più interessante di tutti probabilmente è, regia, mandatemi la foto di Encelado. Appunto, Encelado è il secondo satellite più piccolo di Saturno, più piccolo è Mimas, di cui parlavamo in pre-live. E Encelado ha subito, o Encelado, l'ho sempre pronunciato Encelado, ha subito attirato l'attenzione dei ricercatori quando le sonde Voyager, facendo il sorvolo di Saturno negli anni 80, eccolo qua, hanno intravisto un'anomalia magnetica strana dalle parti del polo sud di Encelado. Quando poi c'è andata Cassini, la sonda che ha esplorato per quasi 20 anni il sistema saturniano, hanno scoperto dei geyser. Cioè, dal polo sud della Luna ci sono questi pennacchi, queste piume si potrebbe dire, di cristallini di ghiaccio d'acqua che vengono eruttati da delle crepe nella superficie di Encelado, le cosiddette strisce della tigre, Tiger Stripes. Poi sono bellissimi i nomi, perché hanno tutti i nomi presi dalle Mille e Una Notte, quindi c'è Baghdad, Samarkand, eccetera. E Cassini è andata su Saturno quasi, non dico solo per studiare sta roba qui, perché il compito di Cassini era studiare tutto il sistema di Saturno, ma è stata equipaggiata con uno strumento che le permetteva di fare l'analisi chimica delle particelle cosmiche che catturava. E questo strumento dimostrò che i geyser di Encelado erano fatti di cristalli di acqua salata. Quindi, fammi capire, esce dell'acqua allo stato liquido, immediatamente ghiaccia, sì, uscendo, con lo spazio, e a quel, certo, punto abbiamo questi granelli ghiacciati. Sì. Cassini non aveva la capacità di capire se ci fossero anche sostanze organiche all'interno di questi granelli, però le misure di Cassini, poi le misure di gravimetrie, di conducibilità, eccetera, hanno dimostrato che Encelado possiede un gigantesco oceano sotterraneo. Cosa in pratica vuol dire che ci si può pescare? Se ti piacciono i pesci alieni, sì, ma non sappiamo ancora se ci sia vita aliena. Il punto è che l'oceano di Encelado, per un confronto, qual è il punto più profondo della Terra? 11 km, la fosse delle Marianne, 11.000 metri. L'oceano enceladiano arriva a 40-50 km di profondità, è proprio uno spesso strato d'acqua con una crosta di una ventina di chilometri di ghiaccio che lo protegge, lo scherma dal... Perché c'è sopra il ghiaccio, quindi... Il ghiaccio lo protegge, lo isola termicamente, in un certo senso, però tu dici, ma lo spazio è freddo, quindi dovrebbe congelare. Ma Encelado ha ancora un residuo di calore interno, probabilmente dovuto anche alle interazioni mareali con Saturno e con le altre lune saturniane che si strattonano a vicenda, deformano un poco la Luna, si chiamano effetti mareali. Questo... una specie di schiacciamento interno. È un attrito vero e proprio che mantiene l'interno della Luna plastico, non dico liquido, però comunque non c'è una fonte di calore. E quindi l'ipotesi è che al fondo di questo profondissimo oceano enceladiano possono esserci delle fonti termali vulcaniche, come le vediamo qui sulla Terra in corrispondenza delle dorsali medio oceaniche. E siccome sempre in corrispondenza delle dorsali medio oceaniche sulla Terra incontriamo vita totalmente indipendente dalla luce solare, perché si basano sulla chemosintesi invece che sulla fotosintesi, praticamente utilizzano il solfuro di idrogeno e i vari composti vulcanici che vengono buttati da questi camini, per imbastire c'è una catena alimentare, un'evoluzione, eccetera. Questa vita continuerà a esistere anche quando il sole sparirà, finché ci sarà calore all'interno della Terra, se gli oceani non evaporano prima. Sarà possibile questo tipo di vita? Quindi vere e proprie nicchie, perché abbiamo da microorganismi fino a questi specie di vermi tubolari. Sì, ma ci sono dei crostacei anche, sì. I crostacei albini, completamente ciechi, perché non hanno bisogno di questo senso, ad altissime profondità. Pare che vedano qualcosa di infrarosso. Perché devono sentire anche la temperatura. Ah beh, sì, hanno una percezione di temperatura, più ti avvicini al cammino vulcanico più rischi di morire. Infatti c'è anche una stratificazione della catena alimentare.
Quindi perché no? Se è successo sulla Terra, perché non potrebbe essere successo altrove? Cosa ci rende speciali? E da qui l'interesse nella ricerca di vita su Encelado. Oltre a Encelado, di molto interessante nel sistema solare, abbiamo Europa, se la regia mi manda l'immagine, che è la terza luna dei satelliti Medicei, per dimensioni. Da Giove abbiamo Io, poi Europa, poi Ganimede e Callisto. E Europa è veramente interessante perché già solo guardarla vedete, questo non è un satellite normale come gli altri, non è butterata di crateri, è ricoperta da queste grandi spaccature che Encelado ci insegna a essere sintomo di qualcosa. E infatti anche nel caso di Europa è stato scoperto che al di sotto di una crosta ghiacciata spessa circa 8 km c'è un oceano profondo fino a un centinaio di chilometri. E ogni tanto si vede affiorare qualcosa, recentemente mi pare hanno visto questi crepacci un po' cambiare. Sì, hanno visto degli affioramenti, degli indizi di presenza di geyser come su Encelado. Non è ancora completamente dimostrato, però Hubble ha visto l'emissione ultravioletta dell'acqua vicino al polo anche sud d'Europa. Anche su quell'Europa vige una, come dire, una supremazia tedesca. Dai, siamo nell'esplorazione spaziale. però tutti questi mondi sono vostri tranne Europa, ricordatevelo. Europa appunto è molto adatto all'esplorazione spaziale, alla ricerca di vita extraterrestre, proprio perché è più grande di Encelado, ha più acqua di Encelado, ha una fonte termica che è più grande di quella di Encelado, Giove è più grosso di Saturno, abbiamo effetti minerali manifestati anche da queste crepe un po' più crepe nel guscio ghiacciato di Europa. Hanno scoperto che c'è un oceano qua dentro, perché il nucleo di Europa ruota con una velocità leggermente diversa rispetto alla propria superficie, sono scollegati meccanicamente gli uni dall'altro. E, un cuscinetto a sfere. Esattamente, sì, solo che il cuscinetto è un oceano profondo 100 km. C'è più acqua su Europa che in 4 volte o 5 volte gli oceani della Terra. Vogliamo dare la parola all'ingegnere Agliotti, perché io penso che questo sia il momento, no, di, o abbiamo ancora altri. Ci sarebbe ancora Titano, proprio l'ultimissimo, volevo far vedere se mi mettono la foto. Titano è molto interessante, non solo perché, come Encelado, Europa e compagnia bella, è fatto principalmente di ghiaccio d'acqua, è un grande oceano di sotto la propria superficie, ma è l'unica luna del sistema solare a possedere un'atmosfera significativa. E questa atmosfera è fatta quasi interamente di azoto, come sulla Terra, e di... hanno trovato la vita su Titano? Forse in una macchina parcheggiata qua sotto. È l'allarme della NASA. E questa atmosfera, oltre a essere base di azoto, contiene un sacco di idrocarburi. Titano non ha bisogno di democrazia al momento, però questi idrocarburi, metano ed etano, alle condizioni estrema temperatura fredda che ci sono su Titano, impostano un ciclo, c'è un ciclo del metano come qui c'è un ciclo dell'acqua, quindi il metano evapora, condensa e piove e genera quelli che erano dei laghi, quelli che abbiamo mostrato in regia prima. Quella è una immagine radar di Cassini che mostra dei laghi, questo è l'IJ a mare, è grande come i grandi laghi americani più o meno. Questa collezione di idrocarburi. Sai che su Huygens la sonda che è scesa su Titano c'era il mio nome? Davvero? Sì, perché sì. C'era il programma di inserimento, sì. È una cosa che la NASA non fa fare già da un po'. Vabbè, non importa. No, io purtroppo ero troppo piccolo per saperlo quando è partita questa missione, però il mio nome è su Perseverance ed è su Insight. Però appunto questo ciclo del metano fa pensare che non solo al di là dell'idea delle forme di vita nell'oceano con i cammini vulcanici, c'è anche la possibilità di forme di vita non basate su ossigeno e acqua, ma basate su acetilene e metano. Quindi acetilene come gas vettore di energia, come per noi l'ossigeno, e metano come solvente universale, perché un sacco di molecole, certo, organiche sono solubili in altri solventi organici. Galleggeremmo nel metano noi? Sì, perché mi sembra che il metano liquido abbia una densità... affonderemmo. È 0,8, 0,8, 0,9 la densità dell'acqua, è inferiore alla densità dell'acqua. Affonderemmo, sì. Niente nuotare nei laghi titaniani, ma la gravità su Titano è abbastanza bassa, circa un sesto di quella terrestre, e la pressione e densità atmosferica abbastanza alta, circa due volte di quella terrestre, che su Titano un essere umano potrebbe volare con la sola forza delle braccia. Posto giusto per Leonardo. E infatti adesso andremo a volare su Titano, perché se abbiamo su Marte abbiamo Ingenuity, su Titano avremo Dragonfly, che vuol dire libellula, è un drone, un quadricottero che dovrebbe arrivare a metà degli anni 20, probabilmente fine anni 20 su Titano, per andare ad ammarare e volare sopra questi laghi di metano e cercare di capire cosa nuota nei mari titaniani. Quindi
Possiamo mandare il sondaggio adesso. Ingegnere. A questo punto sì, chiediamolo al nostro pubblico dove secondo loro è meglio andare a cercare la vita nel Sistema Solare. E quindi ecco il primo sondaggio. In quale luogo del Sistema Solare dovrebbe concentrarsi la ricerca di vita extraterrestre? Avete le quattro opzioni. A. Marte. B. Europa. C. Encelado. E D. Titano. Quesito 1. Rispondete tranquillamente. E noi possiamo vedere anche in diretta mentre si compone la torta della vita. Niente. Europa interessa. Adesso è Titano, ma perché è l'ultimo di cui ho parlato, no? Quindi adesso attira attenzione. Sono influenzato da questo. Però è ben ripartito l'interesse. È un pareggio notevole che riflette esattamente il problema dei ricercatori. Quando dicono, ok, abbiamo il budget per finanziare un'altra missione di ricerca della vita. Marte, dove andiamo? È quello che va peggio di tutti. Marte va peggio, forse sono tutti disillusi. Sembra il PD. No, addirittura il 20%. Perseveras, nuovo segretario, nuovo segretario del partito marziano. È rosso pure. Tra l'altro abbiamo il governo europeista, quindi... Però 19 mi aspettavo francamente di più. Però sì, effettivamente Europa interessa, e infatti Europa e Titano, scusate, Europa sarà studiata da un paio di missioni che sono il Jupiter Icy Moon Explorer dell'ESA e l'Europa Clipper della NASA, due missioni in partenza negli anni 20, in arrivo a fine anni 20, primi anni 30, che dovrebbero proprio studiare le lune ghiacciate di Giove. Europa Clipper dovrebbe fare una 80 flyby di Europa, perché non ci si può avvicinare troppo al sistema gioviano interno, c'è troppa radiazione, mentre JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, dovrebbe entrare in orbita attorno a Ganimede. Questa sarebbe anche quella una cosa inedita, un'orbita attorno a un satellite nel sistema solare esterno. E adesso c'è anche la Cina che vuol correre, perché è stato, non dico un rumor, però c'è un'intenzione di mandare su una missione che orbita intorno a Callisto, quindi che è quella un po' più trascurata delle quattro lune gioviane, ma che secondo me ha un sacco di sorprese. Bene, allora bello questo sondaggio, direi, no? Sì, alla fine Europa forse ha prevalso, forse perché preferiamo istintivamente l'acqua al metano e pensiamo che sia più facile trovare lì. Beh, dipende, sai, i petrolieri preferiscono il metano. Non ha bisogno di democrazia, Titano, l'ho già detto. Ma a proposito di petrolieri e di Cina, si è parlato prima, c'è una domanda di Mario, l'ho presa un po' alla lontana. Mario che ci chiede, la Cina e gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato anche loro i loro veicoli nel medesimo periodo di Perseverance. Dobbiamo aspettarci una collaborazione scientifica o no tra le tre organizzazioni? Quindi Cina, Stati Uniti e Emirati Arabi. Facciamo rispondere a Matteo Filippo, che io ho già parlato troppo, no? Poi... Matteo, forse. Sono da remoto. Matteo sì che in ESA lui ne sa di più. Per quanto riguarda gli Emirati Arabi, sì, questo non è un problema. E tra l'altro sarà una missione, appunto, che Amal, che avrà come compito di caratterizzare soprattutto il clima e la meteorologia marziana, oltre a avere dei dati senza precedenti sul tasso di perdita di ossigeno e idrogeno dell'atmosfera. Come abbiamo detto, l'atmosfera di Marte è stata caratterizzata in passato da essere strappata via dall'atmosfera, dal vento solare, e quindi l'acqua evaporando si dispersa nello spazio. Tuttora si può calcolare minimamente questo tasso di perdita di ossigeno e di idrogeno, che sono le due molecole che compongono l'acqua, e tramite anche questi calcoli in passato si è potuti risalire al tasso di perdita del Marte primordiale, confermando una volta ancora la presenza di acqua sul Marte, sull'antico Marte. Per quanto riguarda la Cina, è in questo caso un po' un'incognita, perché abbiamo avuto a spizziche bocconi immagini, ad esempio, del lancio della propria missione. L'abbiamo saputo con un giorno di ritardo l'entrata in orbita della Tianwen in orbita attorno a Marte. Quindi, per quanto riguarda la Cina, è un po' più incognita la cosa. Per quanto riguarda gli Emirati Arabi, non ci dovrebbero essere problemi per quello che riguarda le collaborazioni, tra l'altro non solo con la NASA, con l'ESA, ma anche proprio con, ad esempio, con la JAXA, che è l'agenzia spaziale giapponese, che ha sfruttato proprio il lancio, no, tramite il Giappone agli Emirati Arabi. Quindi sono due discorsi diversi che dipendono molto dalla politica proprio dello Stato a cui queste missioni appartengono. Ci sono altre domande, Alberto? Per adesso, cioè sì, ma forse è meglio continuare perché abbiamo ancora molte cose da dire. È vero, abbiamo consumato credo
Beh, quasi un'ora. Un po' più di metà tempo, allora dobbiamo cercare di correre. E comincia la seconda parte a questo punto del nostro discorso. E la, un po' è già stata sfiorata. Che cosa rende abitabile un mondo? Ed è una domanda che io rivolgo a Filippo. Filippo Bonaventura. È una bella domanda. Che anche una risposta domande, cioè. Non sono state per niente concordate, infatti. Assolutamente no. Qui si apre un po' il vaso di Pandora, perché cosa rende un mondo abitabile è veramente complicato. Bisogna anche definire un po' cosa significa vita, eccetera. Conosciamo solo gli esempi che abbiamo sulla Terra, non è facile. Diciamo che nella definizione di abitabilità che danno gli astronomi si tende a fare a legare questo concetto dell'abitabilità a doppio filo alla presenza di acqua liquida, alla possibile presenza di acqua liquida su un pianeta. Cioè, un pianeta è considerato abitabile se è in grado di ospitare bacini di acqua liquida sulla sua superficie. E questo perché l'acqua è un buon solvente, essenzialmente. È un solvente quasi universale, di cui tutta la vita che conosciamo dipende interamente. Cioè, non esiste un organismo vivente sulla Terra noto a noi che non abbia proprio bisogno assoluto di acqua. E con gli ioni di microelementi può creare degli scambi molto, molto complessi all'interno di tessuti, chiamiamoli organici, per usare l'espressione più generica possibile. Scambi di ioni, cioè tutta cosa che è assolutamente necessaria alle cellule per mandare avanti, insomma, la loro attività. Quindi l'acqua, abbiamo detto, Filippo Bonaventura ci ha detto, l'acqua è la condizione sine qua non, la condizione necessaria. Poi? Quindi questo vuol dire anche una certa temperatura, se no non avresti l'acqua liquida. Una certa temperatura, il pianeta deve stare a una certa distanza dalla sua stella madre per avere la temperatura, cioè l'intervallo di temperatura giusto, 0-100 gradi Celsius, compatibile con la presenza di acqua liquida. La temperatura, vabbè, dipende anche da altri fattori come il calore interno che può produrre il pianeta o la quantità di effetto serra che sviluppa l'atmosfera, ma da qualche anno si incomincia a estendere il concetto di abitabilità non solo a quello che succede nell'immediato circondario del pianeta, cioè il suo sistema stellare, ma anche su scale molto 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 più grandi. Per esempio, si parla, oltre che di fascia di abitabilità di una stella, cioè quell'intervallo di distanza in cui la temperatura media superficiale del pianeta è compresa tra 0 e 100 gradi, anche di fasce di abitabilità galattica, cioè la distanza che deve avere un sistema stellare dal centro della propria galassia per essere considerato abitabile. Perché? Perché il problema, se una stella, se un pianeta sta troppo in centro alla galassia, lì la densità stellare è altissima, quel pianeta sarebbe circondato da tantissime stelle molto vicine, alcune delle quali muoiono male esplodendo come supernove, cosa che è in grado di sterilizzare completamente un pianeta anche a decine di anni luce di distanza. Quindi, diciamo, troppo in centro l'abitabilità è compromessa dall'altissima densità stellare. Viceversa, quindi niente assembramenti. Esatto, puoi fare assembramenti, ma allora devi rinunciare alle forme di vita. Al contrario succede invece se stiamo in estrema periferia della galassia, dove appunto la densità stellare è molto bassa, le stelle sono tutte molto lontane, però sono le stelle che producono quegli elementi chimici che sono necessari per fare la vita, il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, eccetera eccetera. Quindi poche stelle attorno significa anche pochi atomi pesanti, e senza quegli atomi non si può fare proprio materialmente il corpo degli organismi viventi, né tantomeno i pianeti su cui quegli organismi dovrebbero vivere. Quindi è stato calcolato che per una galassia come la nostra, come la Via Lattea, la giusta distanza dal centro, cioè quel optimum tra avere abbastanza elementi pesanti e però non avere supernove che ci ammazzano continuamente, è attorno ai 25.000
anni luce dal centro della galassia. Combinazione noi caso siamo 26.000 noi. Esattamente, esattamente, quindi la Terra è particolarmente fortunata non solo perché si trova nella fascia di abitabilità del Sole, ma anche perché si trova sulla fascia di abitabilità della Via Lattea. Ecco, qui c'è una c'è un'immagine che mostra appunto non in scala ovviamente la fascia di abitabilità del, del Sole. La Terra è l'unico pianeta che ci sta pienamente dentro. Venere e Marte si trovano ai limiti estremi, o troppo caldo o troppo freddo. Sì. Ma ci vuole anche una stella molto longeva. È fondamentale avere una stella longeva perché per avere vita, almeno per avere vita intelligente, occorrono miliardi di anni di evoluzione. Molto di più. Noi ci abbiamo messo miliardi di anni per venire al mondo illudendoci di essere particolarmente intelligenti, quindi diciamo un pianeta abitabile deve anche stare in un contesto abbastanza stabile dove non succede nulla di drammatico. La stella deve vivere abbastanza a lungo, quindi non può essere una stella molto massiccia, deve essere una stella tranquilla che non produca superflare in continuazione. Insomma, sono tante le cose che devono andare giuste affinché un pianeta sia effettivamente abitato. Però appunto ci sono talmente tanti pianeti nell'universo osservabile, talmente tante stelle, talmente tante galassie che statisticamente qualcosa si dovrebbe trovare. A noi non stupisce, non dovrebbe stupirci di trovarci in un pianeta perfetto per la vita, perché banalmente dove altro potremmo essere? Qui si apre poi un lungo discorso che magari accenneremo, no? Più avanti, sì. Ci stiamo arrivando molto vicini comunque. Beh, insomma, grazie Filippo, ci siamo fatti un'idea, no, di quello che ci sei. Ci sono domande, ingegnere? C'è una domanda da Lorenzo che ci chiede, la condizione necessaria per la vita è l'acqua, ed è chiaro, ma questa considerazione vale per la vita come la intendiamo noi? Si potrebbe ipotizzare che potrebbe esserci vita che non necessita dell'acqua? In parte Filippo, buona risposta, ma vuoi approfondire un poco questo aspetto? Sì, questa è una domanda più che legittima, che ci viene anche fatta spesso, perché effettivamente viene intuitivo farla. Allora, in linea di principio, che voi avete una pagina Facebook che è Chi ha paura del buio, dove di queste cose parlate continuamente. Via, puoi andare senza sosta. Sì, in linea di principio uno può immaginare qualunque cosa, cioè noi possiamo immaginare forme di vita invece di non basate magari sul carbonio, ma basate su qualche altro elemento chimico. Possiamo immaginare forme di vita che non hanno bisogno di acqua, ma magari, che ne so, di cherosene. Si può fare qualunque tipo di ipotesi. Il problema sta nel fatto che a partire da queste ipotesi noi non riusciamo a essere in grado di predire quali dovrebbero essere quegli indizi che osservativamente ci rivelerebbero la presenza di quella forma di vita. Cioè la vita è un fenomeno veramente complesso, e quindi noi possiamo immaginare forme di vita anche molto diverse, ma poi non sapremo dove non sapremo come cercarle, quali molecole ci indicherebbero la presenza di quella vita, perché non abbiamo nessuna idea, se non altamente speculativa, di quale potrebbe essere la loro biochimica. Certo. Bene, allora io direi fermiamoci qui per adesso, poi però abbiamo intravisto degli altri problemi molto interessanti e mi sembra di capire che ci vogliono molte, come dire, è un po' come una lotteria, ci vogliono molte condizioni favorevoli perché esca il numero giusto che si chiama vita. E allora cerchiamo di capire come mai qui è successo. Non sappiamo bene in quanti posti può essere successo, può essere successo soltanto qui. Ecco, questi sono un po' i problemi che ho intravisto in questo che ci diceva Filippo poco fa. E ho intravisto quindi quella cosa che voi chiamate il principio antropico. Cioè adesso vedremo che cos'è, non lo dico io perché sennò. Ma su questo abbiamo delle domande da fare, dei sondaggi oppure no? A costo di sbagliare di nuovo, io stavolta però dico proponiamolo dopo il sondaggio. Chiedo a Lorenzo. Uno sguardo interrogativo visto, dice adesso o dopo, cosa facciamo? Forse prima qualche indicazione possiamo darla. Filippo, Matteo, che ne dite?
voto dopo dovrebbe dirci voto se... dopo. No, dopo molto dopo allora, molto allora dopo. Una prima sondaggio domanda... interno dice dopo sondaggio il metasondaggio. Dunque, allora sì, noi conosciamo un certo tipo di vita, effettivamente, e quello solo. Non sappiamo nemmeno bene come è nato questo tipo di vita, e poi una vita che in ogni caso sta in tre dimensioni, no? Questo sì. Tavolo è tridimensionale, noi due siamo tridimensionali, credo. E così via. C'è chi ha immaginato un universo a due dimensioni, Flatlandia, però sì. Non è provato che esista, no? Esiste in un libro, ma non siamo sicuri che esista. Allora, queste tre dimensioni sono una condizione necessaria e sufficiente? Allora, questa è una, di nuovo, una bella domanda, totalmente non concordata. È una domanda interessante che magari l'essere umano non è portato a farsi. In realtà per tantissimo tempo gli stessi scienziati non consideravano l'aspetto spazio-temporale dell'universo come un qualcosa di fondamentale, di necessario per permettere a noi di essere qua a chiederci ma queste dimensioni sono davvero importanti. Noi alla fine tutti i giorni ci interfacciamo con la tridimensionalità dello spazio e la monodimensionalità del tempo. Basta pensare quando abbiamo, non lo so, un appuntamento di lavoro alle 15 del pomeriggio al terzo piano di questo edificio. Questo è esattamente interfacciarsi con un problema spazio-temporale, a tre dimensioni temporali e spaziali e una temporale, perché le tre dimensioni spaziali sono fondamentali per il luogo dell'appuntamento, mentre quelle... No, funziona, va tutto bene. Ah, ok, sentivo vento nelle cuffie. Dai, mentre appunto... Perseverance. Sì. Sono le tre dimensioni spaziali sono fondamentali per definire il luogo dell'incontro lavorativo e quella temporale per definire il momento. Se dovesse mancare qualcuna di queste informazioni sarebbe estremamente complicato riuscire a rispettare l'appuntamento che queste due persone si erano date per il lavoro. Quindi tutti i giorni noi ci interfacciamo con la questione spazio-temporale del nostro universo. Quindi i primi a porsi questo problema, uno dei primi fu appunto Kant, il quale pose una riflessione sulla legge di gravitazione di Newton. La legge di gravitazione di Newton ci dice che diciamo, l'interazione gravitazionale tra due masse diminuisce con l'inverso del quadrato della distanza che separa queste due masse, quindi riducendo a metà la distanza, la potenza al denominatore aumenta, diciamo quadruplica. Quindi questa interazione gravitazionale fu quella che ha portato Kant a porsi questa riflessione. E aveva da un certo punto di vista ragione, perché aumentando ad esempio a quattro dimensioni spaziali la parte spaziale dell'universo, questa potenza diventerebbe al cubo. Quindi la cosa importante è che notò che l'aumento delle dimensioni spaziali portava a variare molto più rapidamente la gravità tra due masse. Questa idea fu portata poi avanti da altri scienziati nel corso dei decenni, fino ad arrivare appunto anche al secolo scorso, formulando poi dei concetti più rigorosi che ci hanno fatto capire quanto effettivamente siano importanti le dimensioni spazio-temporali che noi osserviamo adesso. Ad esempio, da un punto di vista delle orbite, proprio per quanto riguarda l'interazione gravitazionale, sarebbe un problema avere più dimensioni spaziali, perché la gravità varierebbe molto più rapidamente, quindi le orbite non sarebbero stabili. Non sarebbero stabili in che senso? Si può fare un esempio di prendere una biglia, metterla sulla cima di una cunetta, in questo modo qua, basterebbe una piccola spinta a questa biglia per farla cadere da un lato o dall'altro della cunetta, quindi quel punto di equilibrio della biglia sarebbe estremamente instabile, mentre invece se fosse all'interno di una fossa la biglia sarebbe piuttosto stabile, perché qualsiasi movimento che noi le imponiamo ritornerebbe comunque al suo punto d'origine. Questo perché è importante? Perché l'ha accennato anche Filippo, la vita per svilupparsi ed evolversi e dare origine poi comunque a degli esseri intelligenti più o meno come noi esseri umani ha bisogno di tantissimo tempo, ma veramente tanto tempo, oltre 4 miliardi di anni. Quindi è importante ed è fondamentale che l'orbita planetaria sia stabile, perché basterebbe poi un minimo disturbo, ad esempio da un pianeta come Giove, per calciare via il pianeta
in questo caso la nostra Terra, dalla propria orbita, quindi o farla cadere verso il Sole o farla scappare via dal sistema solare. In entrambi i casi la vita non sarebbe assolutamente potuta nemmeno nascere. Quindi in questo caso, facendo vari calcoli, si è visto come le tre dimensioni spaziali siano davvero le uniche che permettano un'orbita stabile nel corso dei miliardi di anni. Ci sono poi tutta un'altra serie di considerazioni a scala più piccola. Lo stesso discorso di orbite, no, si può fare a livello atomico, gli elettroni orbitano intorno all'atomo, e anche in questo caso un differente numero di dimensioni spaziali non porterebbe ad avere degli atomi stabili, quindi non si potrebbero nemmeno formare le molecole, quindi in questo caso noi non avrebbe nemmeno senso parlare di organismi viventi, perché non si sarebbero proprio potuti formare. Quindi proprio le tre dimensioni spaziali sembrano fondamentali per permetterci di essere qui. Un discorso simile si può fare anche a livello più prettamente antropico, nel senso che è riferito proprio agli esseri umani, in particolare in questo caso dimensioni spaziali minori di 3 porterebbero le reti neurali a entrare in una sorta di cortocircuito, quindi a non poter permettere a un essere senziente di trasmettere proprio le informazioni. Sarebbe un organismo quasi troppo semplice rispetto a quello che è necessario per poter portare avanti un'evoluzione di un essere umano. Saremmo un essere, uno strato di grafene saremmo. L'intelligibilità sarebbe più o meno a quei livelli, tra l'altro. E quindi non avendo una capacità di trasmettere informazioni, non sarebbe praticamente possibile l'evoluzione di una vita intelligente. Lo stesso discorso si può fare considerando le dimensioni temporali. Se le dimensioni temporali fossero diverse da 1, l'universo sarebbe estremamente diverso, e di nuovo non avremo la capacità di si può fare tutta una serie di calcoli. Magari c'è una figura che è una chiamata appunto dimensioni, che fa vedere un po' la scacchiera, no? Con tutte le combinazioni delle differenti dimensioni spaziali e delle differenti dimensioni temporali, eccola qui, che ci fa capire un po' quello che succede. C'è tutta una ampia area di questo grafico in cui le condizioni sarebbero totalmente impredicibili, un'altra in cui è segnata come troppo semplice, che è quello che ho detto prima, ad esempio per le connessioni a livello neurologico. Le aree blu sono instabili, quindi ad esempio sia per quanto riguarda le orbite dei pianeti, sia a livello microscopico per quanto riguarda gli atomi. C'è poi quella piccola regione gialla che si ottiene invertendo le dimensioni spazio-temporali, quindi una dimensione spaziale e tre temporali, che sarebbe costituita solo da tachioni, su queste particelle che viaggiano a velocità superiori a quelle della luce, impedendo sarebbe sostanzialmente la fine del principio di casualità, cioè non si potrebbero anche in questo caso trasmettere informazioni. Quello che si crea sarebbe di nuovo un qualcosa di forse troppo semplice, perché non sarebbe in grado proprio di trasmettere informazioni, quindi renderebbe impossibile proprio, no, anche in questo caso lo sviluppo e l'evoluzione di una creatura intelligente. Quindi sembra proprio che l'universo abbia quelle 3 più 1 dimensioni spazio-temporali, perché sono le uniche che ci permettono di essere qui a chiederci perché l'universo ha 3 più 1 dimensioni spazio-temporali. Quindi qui stiamo avvicinandoci proprio al centro del problema. Non voglio sollevare la questione, allora, come mai a livello di stringhe le dimensioni diventano 10 o 11, perché questo sarebbe interessante ma lungo, vero? Sarebbe molto lungo. Molto interessante, molto lungo. Diciamo molto brevemente che le dimensioni aggiuntive ipotizzate dalla teoria delle stringhe non sono sperimentabili sulla scala macro, ma sono vincolate a esistere, tipo avvoltolate su se stesse, nella scala micro. Funzionano alla scala di Planck all'incirca. Sì, alla scala di sotto a quella dei quark addirittura, quindi proprio alla base della base della materia, e non c'è ancora nessuna evidenza a supporto della teoria delle stringhe, per quanto sia bellissima. E sono più speculazioni per il momento. Va bene, allora direi fermiamoci qui con Matteo Miluzio e passiamo a Lorenzo invece. E stavamo parlando appunto di intensità delle forze fondamentali in qualche modo adesso, perché dicevamo, beh, la gravità, se ci fossero più dimensioni sarebbe molto più intensa, ma se fosse più intensa, ma anche la forza elettromagnetica deve essere precisa. Insomma, noi sappiamo che ci sono 4 forze fondamentali che forse una volta erano una sola, tutte unificate, ma adesso sono così, e noi dobbiamo fare i conti con queste forze, con queste particelle, eccetera, eccetera. Come se un altro universo non fosse possibile.
Questo è quello che rientra all'interno del discorso che avevamo accennato prima, si chiama principio antropico, ovvero che la Terra sia perfetta per noi non deve stupire. Cioè, le coincidenze che hanno fatto sì che noi ci sviluppassimo in un pianeta fatto in un certo modo, in un sole fatto in un certo modo, in una galassia fatta in un certo modo e così discorrendo, sono quelle che, cioè, se ci stupiamo di questa cosa, allora dovremmo stupirci che un calzino calza perfettamente al piede. Oibò, che coincidenza! No, è stato progettato apposta. E la vita si è dovuta evolvere in certe condizioni, quindi si è evoluto in un certo modo. La coincidenza è quando ne trovi due. O più. Tutti e due, diciamo. Scusate. Non sono tagliato per fare l'umorismo, aiuto. Beh, ma questo non è umorismo, non importa. No. Però sì, effettivamente due calzini possono risultare anomali. Stringhe, i calzini soprattutto sono uguali. Soprattutto calzini accoppiati, quelli sì che sono anomali. Parlando di accoppiamenti, pensa quando si avvolgono tutti su se stessi, in 10 dimensioni, lo stesso calzino. Quelli sono i collan. Nel sottoscala di Planck. Collan è vero, collan è terribile. Quando sono rotoli, collan dalla faccia. Detto che hai esperienza di collan. In casa mia si divide i compiti. Giusto. Non li indosso io. No, non volevamo sapere questo. No. Per carità. Il punto comunque è che sì, la vita si è evoluta appositamente per la Terra, ma è come stupirsi del calzino. Però ci sono alcuni valori, alcune coincidenze a livello cosmico che sono a prescindere dalla vita. Perché la forza elettromagnetica ha una costante di accoppiamento che è 1 su 137, la famosa costante di struttura fine? Perché la gravità è fatta in un certo modo? Cioè, cosa succederebbe se le cambiassimo leggermente? Allora, qui interviene questa... Quello è un numero adimensionale. È un numero adimensionale. Perché è così strano il 137? Perché non dipende da nessuna unità di misura o da sistema di riferimento che considerate. Cioè, è un numero scritto nella struttura stessa del cosmo, è come il pi greco. È così, è fatto così. È il pi greco della fisica. È il pi greco della forza di attrazione elettromagnetica. Nel nostro universo abbiamo quattro forze: gravità, elettromagnetica, nucleare forte, nucleare debole. Sulla gravità possiamo discutere se sia una forza o meno, perché Einstein dimostrò che è una deformazione dello spazio-tempo che causa un movimento della massa che dice allo spazio-tempo come curvarsi, nelle parole di Wheeler. Però anche perché la gravità è così debole, perché non potrebbe essere più forte, perché non potrebbe essere diversa. Questo è il principio antropico in cosmologia, cioè l'universo è sospettosamente simile, è sospettosamente giusto per far sviluppare la vita da noi, perché potrebbe essere completamente diverso. È giusto con una precisione sorprendente. Fa veramente girare la testa, perché se la forza nucleare forte, per dirne una di queste qui, quella in cui siamo un po' meno abituati a parlare, tiene insieme i nuclei degli atomi. Tiene insieme i protoni e i neutroni all'interno dei nuclei degli atomi e soprattutto tiene insieme i quark all'interno dei protoni e dei neutroni. Se la forza forte fosse leggermente più forte, allora la repulsione elettrostatica, che dipende dalla forza elettromagnetica, tra due protoni sarebbe vinta dalla forza forte e si avrebbe il nucleo di elio 2, cioè il diprotone, come si chiama, un nucleo con solo due protoni. Questo affare qui avrebbe una risonanza particolare nella catena di fusione nucleare, tutto l'universo sarebbe fatto a diprotone e non ci sarebbe nient'altro. Se poi il diprotone decadrebbe come deuterio, quindi l'idrogeno rientra dalla finestra, però la fusione nucleare sarebbe molto diversa. Una delle coincidenze più incredibili sarebbero elementi più pesanti e complessi. Esatto. E noi abbiamo come minimo bisogno del carbonio, dell'ossigeno e di alcuni altri elementi. E sul carbonio c'è la coincidenza più spettacolare dal punto di vista della forza forte e della forza elettromagnetica, che è una risonanza. In pratica, per fare un atomo di carbonio non ci vuole l'albero, ci vogliono tre particelle di elio. Queste tre particelle di elio devono trovarsi nello stesso punto contemporaneamente o quasi, ovvero si deve prima formare un nucleo di berillio 8 e poi il carbonio, l'altro elio deve arrivare prima che il berillio 8 decada, che è un elemento abbastanza instabile, questo isotopo. Il carbonio 12 ha un livello di energia che è molto vicino alla somma delle energie di tre particelle alfa. Ed è leggermente superiore, è leggermente inferiore, quindi leggermente inferiore mi sembra. Quindi vuol dire che all'interno delle condizioni del nucleo stellare è favorita, c'è cioè una risonanza che produce un fracco di carbonio 12. Questa risonanza la scoprì Hoyle. Fred Hoyle, sì, esattamente. Secondo me veramente lui la predisse. Lui disse perché il carbonio 12 sia possibile nel nostro universo deve esistere una risonanza energetica a questo livello energetico qua, 7.8 mega
Volt, e i fisici nucleari hanno detto: ma non c'è. E lui: cercatela. I fisici nucleari si misero a cercare con Hoyle che guardava così dalla finestra, e la trovarono esattamente dove è prevista da Hoyle, e questo permette l'esistenza del carbonio, però anche l'ossigeno ha dei livelli energetici. Se la forza nucleare fosse leggermente più forte, allora l'atomo di ossigeno sarebbe un po' meglio legato di com'è, cioè avrebbe una legge di legame maggiore, più favorita. Quindi la risonanza sarebbe sull'ossigeno, non sul carbonio. Quindi non si produrrebbe carbonio, zero. Si partirebbe dall'ossigeno in poi, e l'ossigeno non ha la chimica del carbonio, quindi la vita sarebbe impossibile. Viceversa, una forza nucleare più debole, forse invertito, una forza nucleare più debole faciliterebbe l'ossigeno, e una più forte invece faciliterebbe il carbonio. Viceversa, anche la forza elettromagnetica, che regola la repulsione tra protoni all'interno di uno stesso nucleo, o anche il modo in cui gli elettroni orbitano intorno all'atomo, la forza elettromagnetica contribuisce a generare questi livelli di risonanza. Quindi, andandola a cambiare, si va a rompere tutto fondamentalmente, e veramente basta una variazione di pochi punti percentuali in queste costanti di accoppiamento nel far esplodere fondamentalmente tutto. Se la forza elettromagnetica fosse molto molto più forte, gli elettroni sarebbero ultrarelativistici. C'è una bella immagine che è simile a quella di Matteo, che si chiama Forze, che è un altro bersaglio a freccette, no? Quindi si mette in una direzione la forza, vedete nell'asse delle ascisse abbiamo la potenza della forza elettromagnetica, e nelle ordinate la potenza della forza forte. Noi possiamo esistere in quel quadratino nero lì, non di più, perché se rinforziamo troppo la forza elettromagnetica rendiamo l'atomo di carbonio instabile, o se indeboliamo la forza forte. Se rafforziamo troppo la forza forte si va incontro al disastro del diprotone, quindi certo, appunto si formano solo questi nuclei di elio 2 e nient'altro. Se aumentiamo tutte e due si va in una regione in cui gli atomi magari sì sono possibili, ma non sono possibili atomi non relativistici. Oddio, brutta parola, però al momento noi conosciamo atomi relativistici, sono quelli fondamentalmente dopo l'uranio. Sono atomi in cui la chimica, le proprietà chimiche date dagli orbitali degli elettroni non possono essere più spiegate con la meccanica quantistica classica, ma hanno bisogno di una giunta relativistica, perché gli elettroni si stanno muovendo molto, ma molto rapidamente. E un'altra immagine interessante, quella dopo, quella che mi pare si chiami particelle, fa vedere come la forza elettromagnetica si relaziona con il rapporto di massa tra l'elettrone e il protone, perché adesso abbiamo parlato di forze, ma se anche le masse delle particelle fossero diverse, al momento l'elettrone è un 1836esimo e rotti di un protone. Se fosse più pesante, se fosse più leggero, se fosse più intensa l'attrazione elettrostatica, ecco che qui di nuovo vediamo una regione, quella gialla, in cui non sarebbero possibili proprio le stelle, non sarebbe possibile la fusione nucleare. Vediamo una regione azzurra di nuovo dove non sono possibili atomi non relativistici, e una regione magenta in cui la massa dell'elettrone è talmente alta che non si riescono più a costruire strutture ordinate. Però qui mi viene un'obiezione, è vero che è una cosa strana, ma anche questo è un calzino. Ni, perché noi non ci siamo evoluti in un universo in cui queste costanti possono essere trovate diverse in punti diversi dell'universo. Nel sistema solare c'è un pianeta che è abitabile, ma c'è un pianeta che non è abitabile, quindi la vita sceglie quello che gli più confà per emergere, no? Qui c'è un universo. Le condizioni iniziali, le costanti di accoppiamento, queste manopole che vengono regolate all'inizio, alla partenza dell'universo, una volta fissate, così sono, ma noi siamo nulla qui perché sono regolate. Questo è il principio antropico. Cioè, le proprietà dell'universo fanno sì, devono far sì, le proprietà dell'universo che noi osserviamo fanno sì che sia possibile l'emergenza di un osservatore, perché altrimenti non ci sarebbero osservatori. Sì, questo, la prossima volta parleremo di magia. Mi sembra una magia questa. Ma adesso mi sembra che il prossimo intervento, quello di Filippo, va sulle condizioni iniziali ed è ancora più folle. Filippo Bonaventura, tocca a te. Aggiungo una considerazione: questo qua è l'unico universo osservabile che abbiamo a disposizione. Ma è la definizione stessa di universo, cioè è il contenitore che è il contenuto che è il contenitore stesso, cioè non, un altro universo, un multiverso, non è sperimentabile per definizione, perché è un altro universo.
No, no, ma mi quadra tutto, però sono cose stimate. E quella è una cosa strana, cioè i valori sembrano fatti apposta perché sia possibile non solo gli elementi chimici, non solo la formazione delle stelle, tipo il valore della gravità, che se fosse diverso non avremmo stelle, non solo la formazione della chimica, ma anche la formazione della vita stessa. Noi siamo mal regolati però, perché adesso abbiamo finito il nostro tempo. Ecco. Mentre noi dobbiamo chiedere a Filippo, a cui concediamo a questo punto pochi minuti, di tirarci fuori da questo inghippo in cui ci siamo incastrati, con un principio antropico che sembra saltarci fuori da tutte le parti. Sì, ci siamo tenuti per la fine proprio la coincidenza più clamorosa e impressionante, che riguarda appunto com'era l'universo quando è nato, ok? E qui facciamo il sondaggio, Alberto, prima o dopo? Vai col sondaggio. Vai col sondaggio. Chiediamo quindi prima ai nostri spettatori che cosa ne pensano loro. Ne pensano di queste coincidenze, insomma, se l'universo è regolato in questo modo così preciso, impostato in modo così preciso, perché A, è stato creato così, questa è una possibilità. B, è un puro caso, una coincidenza appunto. C, non poteva essere altrimenti. D, noi viviamo in quello perfetto per noi, ma ne esistono infiniti altri paralleli, che è un po' quello che discutevamo prima con Lorenzo. Quindi votate pure, opzione A è stato creato così, B è un puro caso, C non poteva essere altrimenti, D viviamo in quello perfetto per noi, ma esistono altri universi paralleli. L'idea degli universi paralleli piace. Piace molto, sì. È la meno verificabile di tutte. Sì, io non dico cosa voto perché sennò altero il risultato. È molto, anche questo è molto interessante. Ha una percentuale piccola, però esiste. Ci sono pochi creazionisti, o comunque questo è un argomento molto forte per l'intelligent design. Dice, l'universo è stato fatto così, punto, zitta e mosca. No. È l'argomento veramente più convincente che loro hanno, sì. Mi sono denunciato perché ho detto loro, quindi mi sono tenuto fuori. Sei intelligent designer? Va bene, poi abbiamo B che è un puro caso e che non scherza, e poi abbiamo C, non poteva essere altrimenti, e questo è il calzino, e poi abbiamo detto che abbiamo la D che prevale. La D che prevale. Come lo commentiamo questo? Io vorrei sentire un parere rapido da tutti e poi una battuta un po' di più di Filippo, ma non abbiamo più tempo, avevamo previsto 6-7 minuti, non ce la possiamo fare. Vai Filippo allora, dai. Sì, beh, vabbè, i multiversi piacciono molto alle persone, quindi hanno votato quello per istinto, secondo me. Beh, è anche un bisogno di libertà, di possibilità di scelta, no? Adesso è particolarmente sentito. Io voto C. Sì. C. Non poteva essere altrimenti. C è quella preferita dai fisici, secondo me. Sì, anche io voto C, concordo. Perché se fosse stato diverso non saremmo qui a guardarlo. Ma questo ritorna ad essere il calzino. È il principio antropico. Ma più che altro noi speriamo che ci sia una teoria ultima, che adesso ancora non abbiamo, e quindi una teoria proprio molto più fondamentale di quelle che abbiamo oggi, e a partire da quella teoria uno riesce a ricavare i valori delle costanti fisiche, e quindi a quel punto la risposta diventa le costanti fisiche sono quelle perché la teoria dice che devono essere quelle, e a quel punto questo per i fisici è una spiegazione completamente soddisfacente. Abbiamo trovato un sacco di calzini, che già è un evento particolare. Io però volevo spezzare una lancia, se così si può dire, in favore della risposta A, per chi ha votato A, perché non necessariamente è collegata all'intelligent design, voglio dire, ci può essere anche un creatore che ha lanciato lì la situazione, ha creato la situazione e poi ha lasciato che le cose si sviluppassero. Che si sviluppassero per quindi, conto loro. Insomma, dai, è il caso religioso. Perché non vi piace a voi tre astrofisici? Ma perché se Filippo commenta l'ultima cosa sulle condizioni iniziali, che dobbiamo dirla assolutamente, quello è caso puro. Ma non abbiamo tempo, credo. Dilla. Facciamo un terzo sondaggio e chiediamo agli spettatori se hanno ancora perché tempo. Io avrei votato diciamo. Caso, ma vedo che non è popolare il caso tra gli astrofisici.
Sarà un non caso? È soddisfacente come risposta, non è soddisfacente, cioè nel senso è proprio il lavoro di fisici, è proprio spiegare le cose, dire è stato un caso è come rinunciare a spiegare quella cosa, credo. No, io poi credo voglio capire questo. Quale, dopo però. Ah, beh, certo. Cioè se io butto dei dadi e mi esce un certo numero con questi dadi, è certamente il caso che li ha fatti uscire così. Poi però posso mettermi a studiare bene questi dadi, cercare di capire se sono davvero tutti regolari, onesti, dadi sinceri oppure no, se la forza che ha agito su uno è la stessa che ha agito su un altro, se c'era una corrente d'aria in quel punto. Cioè, nel caso non mi esclude affatto la ricerca, anzi me la stimola. Beh sì, questa è una visione comunque interessante. È che il caso, appunto il lancio del dado, è casuale solo all'atto pratico. Sì, no, poi è un esempio, è soltanto. Era. Però veniamo a quell'argomento che in realtà è vostro, astrofisico, fortissimo, sulle condizioni iniziali, perché quello lì è veramente un argomento impressionante. Chiudiamo con le condizioni iniziali. Iniziali, alla fine l'inizio, come piace a noi. Ok. In pratica, se mi mandate l'immagine sulla geometria, cioè, c'è una condizione incredibile sulla geometria dell'universo, il Big Bang. La geometria è sostanzialmente il modo in cui lo spazio-tempo è curvo su larga scala. Ci sono tre possibili geometrie: la chiusa, in cui le linee parallele convergono, la aperta, in cui divergono, e la piatta, in cui invece rimangono a distanza costante sempre. I cosmologi hanno misurato che l'universo è effettivamente piatto, vige la geometria euclidea che abbiamo studiato a scuola, ok? E la geometria dell'universo su larga scala è espressa da un parametro che i cosmologi chiamano omega. È molto semplice, omega uguale a 1, l'universo è piatto e noi è quello che abbiamo misurato. Poi è stato calcolato che per avere un universo abitabile, cioè compatibile con la vita, il valore di omega al momento del Big Bang doveva essere esattamente 1, con un margine di tolleranza di una parte su 10 alla 60, che è un numero gigantesco. Vuol dire che in pratica omega iniziale dell'universo doveva essere compreso tra 0 e 0, e poi 60 cifre 9 e 1,00059 volte e 1, ok? È come scegliere, avere davanti un mazzo di carte con un milione di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di carte e scegliere l'unica carta giusta, l'unica che avrebbe reso l'universo effettivamente abitabile. Quindi è assolutamente stupefacente quanto l'universo è stato preciso al momento del Big Bang per scegliere l'unico valore di omega che avrebbe permesso a noi di stare qui a parlare, a chiacchierare oggi. Sì, questo è un numero impressionante. Parlando di dadi truccati, se non è un dado truccato uno che fa il valore giusto su 10 alla 60 possibilità. Sì. Infatti questo è il motivo per cui dire è stato un caso è difficile da digerire, perché sono coincidenze talmente stringenti che il puro caso le spiega a fatica. Sì, solo i multiversi, che potrebbero essere anche diciamo infiniti per capirci, ma non possono essere infiniti, chissà. Lì diventa più il problema del calzino, no? Esistono infiniti, sì, calzini, e la vita si è sviluppata prima in un poi una funzione. Io sono contento di tutto quello che ho ascoltato, non so, anche quelli che ci avranno seguito saranno contenti, ma io continuo a pensare che un universo aperto sarebbe più arioso, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale. Io opterei una piccola differenza iniziale che me lo dia aperto un po' più di spazio, anche tra perché guarda che in un universo aperto questo rimane, in un universo in Big Crunch invece finisce. In un universo aperto
rimane finché l'espansione accelerata non strappa gli atomi l'uno lontano dall'altro. Finché ci sono letture, l'universo piatto mi ricorda tanto certi encefalogrammi. Non è associato a un'idea positiva come la Terra piatta, siamo tutti universo piattisti qua dentro. Va bene, amici, grazie di averci seguiti. Alberto? Sì, un po' di comunicazioni per il nostro pubblico. Intanto voglio rispondere a Oreste che ci chiede se è possibile rivedere la conferenza, e naturalmente è possibile. Questa, come tutte le conferenze della stagione e delle stagioni passate, sono sul canale YouTube di Giovedì Scienza, al quale vi invitiamo a iscrivervi. Premete subscribe. Ho detto giusto, come Perseverance. E la seconda cosa che voglio dirvi è che voglio dire perlomeno ai giovani ricercatori, dove per giovani si intende con meno di 35 anni, che operano sul territorio nazionale, è aperto da qualche settimana il bando per il premio Giovedì Scienza, per la prossima edizione del premio Giovedì Scienza. Decima edizione, c'è tempo fino all'8 marzo, i premi sono 4: il premio Giovedì Scienza vero e proprio, il premio Industria 4.0, il premio Elena Benaduce e il premio Futuro. Per partecipare potete andare a consultare il bando sul sito www.giovedischienza.it. E l'ultima comunicazione che voglio darvi è: dateci un giudizio qui sotto, trovate lo spazio per darci un voto e scrivere che cosa ne pensate, come vi è sembrata questa conferenza. E appuntamento la prossima settimana con... Beh, lo dobbiamo dire, dobbiamo rivelarlo. Lo riveliamo, parliamo, sì. Degli streghe. Parliamo di streghe. Di streghe una volta nel Medioevo con Alessandro Barbero, e con Marco Ciardi invece parleremo di streghe oggi. Ma non vogliamo rivelare troppo. Diciamo, insomma, questa è un po' l'idea che abbiamo, non ne abbiamo altre, cioè diciamo che improvviseremo come abbiamo fatto anche noi, come sempre siamo curiosi di seguire il prossimo incontro, certamente, come abbiamo fatto oggi. E basta, io direi che abbiamo lasciato molti problemi aperti. Scriveteci ancora voi, come chi ha paura del buio, siete disposti a rispondere, immagino. Sì, certo, poi sono arrivate tantissime domande, immagino che non abbia avuto modo di rispondere perché l'argomento era abbastanza denso di suo, parlando di densità critica dell'universo. Quindi se avete domande, curiosità eccetera, ci trovate sui nostri social media come Chi ha paura del buio. Siamo su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, e abbiamo anche un gruppo Telegram in cui si può appunto discutere di queste altre cose. Potete fare la stessa domanda varie volte. È un progetto idra ormai, ogni volta che tagli una testa ne salta fuori tre. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti e alla prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao.